e di almeno 2 morti e 30 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha scosso la città cinese di Ningbo nell'est del paese. Secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio, di cui non si conoscono ancora le cause, avrebbe investito una fabbrica, distruggendo palazzi e provocando danni anche a distanza di 1 chilometro. Ningbo è una città portuale a circa 200 chilometri a sud di Shanghai. Secondo i media locali, i palazzi che sono crollati si trovavano in una zona che era già stata destinata alla demolizione e per questo erano vuoti. La televisione di Stato ha escluso che si sia trattato di una fuga di gas, ma non ha aggiunto altre possibili cause. Un giornalista sul posto ha descritto scene di caos, con i feriti trasportati in ospedale anche da privati cittadini. La polizia ha aperto un'indagine per accertare la dinamica dell'esplosione. Tra i feriti, almeno 2 sono in gravi condizioni.